al via la 14ª edizione di Pensieri e Parole, Libri e Film all'Asinara, prima tappa del circuito delle isole del cinema che coinvolgerà sino a settembre Tavolara, La Maddalena e Carloforte. Miriam Mauti. Si comincia dall'Asinara per declinare il cinema in diverse espressioni, coinvolgendo le isole della Sardegna. E se a Tavolara ci sarà il cinema italiano, alla Maddalena l'isola di Gian Maria Volonté l'omaggio sarà agli attori e a Carloforte a settembre si parlerà di musica e cinema, da questa sera all'Asinara ci si concentra su Pensieri e Parole, ovvero sulla sceneggiatura. Un'edizione, questa 14ª, che parte con la novità di due serate dedicate ai documentari, curate dal biologo marino e guida di pesca Francesco Curreli. Si arriva ad un punto però in cui si è consapevoli di aver ricevuto tanto e aver dato indietro poco, spesso niente. Impegno civile e Per impegno per questo l'ambiente, cardine delle isole del cinema e di Pensieri e Parole, che mostrerà a Cala d'Oliva i documentari della serie Blue Planet della BBC, narrati da David Attenborough, mentre domani si vedrà ancora all'Asinara Diario di Tonnara di Giovanni Zuppeddu. Poi, fino a domenica, i libri si intrecceranno ai film e al premio Isole del Cinema, andato lo scorso anno ad un intirizzito Paolo Virzì. La migliore sceneggiatura 2019 è quella della Paranza dei Bambini, scritta da Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi e Roberto Saviano, già vincitori dell'Orso d'Oro a Berlino e che saranno nel fine settimana all'Asinara. Siamo allo